Ciao, oggi voglio insegnarti due esercizi di yoga facciale, così inizi un po' ad allenare in modo un po' più intenso i muscoli del viso e con questo anche a migliorare il microcircolo, la circolazione sanguigna, a portare più ossigeno alla pelle e quindi ad avere un aspetto più luminoso. Il primo esercizio si chiama lifting del viso e, come dice la parola stessa, è davvero proprio un lifting del viso, infatti solleva il viso, le guance ed inizia proprio a modellare il tuo viso, andando a lavorare su quasi tutti i 57 muscoli che abbiamo sul viso. Come si fa? Allora, intanto con la bocca forma una O stretta e lunga, così, O. Puoi aiutarti anche con la mano ad allungare la O. Attenzione a non schiacciare il mento verso il petto, la testa deve essere dritta. Quindi O, poi tirerai in dentro entrambe le labbra mantenendo sempre la O lunga e stretta, così. O. Dopodiché, l'ultimo passaggio, mantenendo queste due pose, sollevi le guance, come se volessi un po' sorridere, solo che la difficoltà sta nel fatto che dobbiamo mantenere la O stretta e lunga e le labbra tirate dentro. Quindi l'esercizio completo è O. Cosa prestare attenzione in questo esercizio? Prima cosa è attenzione a non allargare la bocca. Seconda cosa a cui fare attenzione è non strizzare gli occhi. Terza cosa, non sollevare e corrugare la fronte, ok? Secondo esercizio che voglio insegnarti serve invece a tonificare la parte alta del viso e del cranio, quindi il muscolo temporale, il muscolo della fronte e l'orbicolare dell'occhio. Ed è un ottimo esercizio per ridurre anche le zampe di gallina, perché adesso vedrai, includeremo anche i lati dell'occhio. E questo è un ottimo esercizio anche per attivare la circolazione del cuoio capelluto, di attivare il muscolo appunto temporale, che è un muscolo molto importante in quanto tiene sul viso. Ricordiamoci che la forza di gravità inizia dall'alto verso il basso, quindi è importante allenare anche i muscoli alti, perché se questi cedono, poi cede giù tutto il viso. Quindi assolutamente importante mantenere questa parte alta del viso tonica. E questo esercizio si chiama schiacciatempie e si fa così. Adesso posiziona i palmi delle mani sulle tempie, così, includendo anche la punta delle sopracciglia. Il resto delle dita le appoggi sulla testa, così. Le spalle tienile giù, rilassate, e adesso premi verso le tempie, verso la testa, così schiaccia, e tira la pelle indietro e in su, così, e mantieni questa posizione, e adesso lentamente chiudi gli occhi e stringili, così, non troppo però, altrimenti rischi di corrugare la zona glabellare e non va bene perché se da un lato attendiamo le rughe da un lato non possiamo andare a crearle dall'altro, quindi presta attenzione a non esagerare con le forze. Quanto bisogna fare questi esercizi? Sia il lifting del viso che lo schiacciatempie me lo tieni per 20 secondi e lo ripeti per 3 volte. Quindi 3 volte il lifting del viso 20 secondi ogni ripetizione e 3 volte l'esercizio schiacciatempie da 20 secondi. Unica cosa a cui una raccomandazione è quella di fare attenzione se hai problemi con l'articolazione temporomandibolare, quindi se hai problemi non esagerare con l'apertura della bocca e ricordati anche di respirare mentre fai l'esercizio. È molto importante la respirazione, se possibile con la pancia diaframmatica e rilassata per scaricare anche le tensioni. Ti auguro un buon allenamento e ci vediamo nel prossimo video.